Accidentalmente faccio tre semplici domande a Draghi. Le tre domande sono: 1. Ma è così sicura la Germania? 2. Ma è così sicura la Deutschland? E soprattutto 3. Perché la BCE non si occupa di questo problema e da anni ormai parla soltanto dei non performing loans delle banche italiane, che sono un dodicesimo di questo problema qua? È che ci sia anche qui il disegno, poi vi chiamo del complottista. Ma signori, sono i grafici che fanno i complotti, non io. Qui non bisogna essere bianchi né grigi, ma sono, scusate, bianchi né ma sono grigi. C'è una cosa un po' particolare: le banche stanno dando soldi alle imprese medie e grandi e non danno soldi invece alle piccole e medie. Se andiamo a vedere dai dati di Banca d'Italia cosa succede sulle microimprese, vediamo che le microimprese sane sono i credit crunch, cioè le banche gli tolgono soldi. Non so se statisticamente c'è anche di imprese e famiglie complessivamente ottiene il 20% del credito. A me non pare una questione di scelta, pare una questione di equità. Ora, i famosi NPLs, le sofferenze in Italia sono generate per l'81% da quel 10% di soggetti di cui parlavo prima. Tutto il resto, cioè tutto il mondo delle famiglie dei 4.900.000 piccole imprese italiane, non fanno nemmeno il 19% di problemi. Eppure tutto il sistema finanziario se la prende solo con loro. Allora, domanda, perché succede tutto questo? Non è vero, 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 non è